Morning. Today we have a look at the past perfect simple. Oggi diamo un'occhiata a quello che è il past perfect simple. Quando lo usiamo, a cosa si riferisce? Si riferisce ad un'azione avvenuta prima di un'altra azione passata. Quindi entrambe queste azioni sono in una scatolina temporale che già è andata, è passata, appartiene a un altro momento, non al presente. Però per dare un'idea di conseguenzialità, usiamo questo past perfect simple per dire che è un'azione avvenuta prima di un'altra che è finita e conclusa nel passato. Come si forma? How do we form it? Subject, soggetto, had, che è il passato di avere, di to have, had, e il participio passato del verbo. Come si forma il participio passato del verbo? Si forma aggiungendo ed, we add ed, to the basic form of the verb, all'infinito senza il to, alla forma base, worked. Work, verbo regolare, worked, participio passato. Invece se il verbo è irregolare, dobbiamo conoscerne il paradigma. E la terza voce del paradigma è quella che ci indica il participio passato. Ad esempio nel verbo to see, so, simple past, seen è il participio passato, quindi I had seen, io ho visto, avevo visto, anzi, io avevo visto, ed è un verbo irregolare. La terza forma del paradigma è il participio passato, che è quello che ci serve per formare questo verbo. E se dobbiamo fare ovviamente la frase negativa, aggiungiamo un not dopo had, I had not seen her, oppure se dobbiamo fare una domanda, invertiamo, mettiamo prima l'ausiliare, had you seen her? Facciamo subito un esempio. Had you seen her before she left? Questo before she left è la nostra azione avvenuta nel passato. Quindi, l'hai vista prima che partisse? Had you seen her before she left? Risposta. No, I hadn't seen her before she left. No, non l'ho vista prima che partisse, prima che se ne andasse. Or, yes, I had seen her before she left. Sì, l'ho vista prima che se ne andasse. Left è dal verbo to leave, leave, left, left. Terza forma del paradigma. Altri esempi. When we arrived, the flight had already gone. Mannaggia, che fortuna! Quando siamo arrivati, il volo se n'era già andato. Ah, l'abbiamo perso! Oh mio Dio! It had already gone, the flight. Oppure, we had eaten by the time he came home. We had already eaten by the time he came home. Cioè, quando lui è arrivato a casa, noi avevamo già mangiato. Devi arrivare prima, sennò insieme non mangiamo. Quindi, we had already eaten è successo prima che lui arrivasse a casa. Altro esempio. I didn't go out because it had rained all morning. Cioè, io non sono uscita perché aveva piovuto tutto il giorno e quindi ho deciso di non uscire. Vedete, nell'altra frase c'è un simple past, came, simple past, didn't go, è il simple past in forma negativa di go. Oppure, un altro esempio, when she decided to go to the concert, quando decise di andare finalmente al concerto, signorina, it had already been sold out, era già tutto esaurito, ci potevi pensare prima, why don't you think about a bit earlier, ci potevi pensare un po' prima ad andare al concerto, adesso purtroppo, bad luck, it had been sold out, era già tutto esaurito. Quindi, with this in mind, con tutte queste cose in testa, nella mente, cominciamo ad andare a fare pratica sulle nostre azioni nel passato, cosa è avvenuto nel passato e cosa è successo prima. Vediamo se ci riuscite. See you next time, guys. Stay tuned. Bye.